Allora, siamo con Ivan Monti Ciao a che tutti. interpreta Giancarlo nel film Possessione demoniaca. Già. Allora, Ivan, te sei stato uno dei pochi attori già scelti dal regista Alessio Nencioni. Sì, sono stato scelto da lui perché mi conosceva già come attore, perché abbiamo lavorato insieme nel film di Verso Rione, dove interpretavo il perfido Perse, Principe Perse. E Alessio ha pensato questo personaggio su misura per te. E raccontaci un po' di Giancarlo. Sì, il mio personaggio di Giancarlo all'inizio è, diciamo, fa parte di questo gruppo di ragazzi che è un po' un nerd, cioè uno di quei personaggi che guarda, sono appassionati di cinema, di film, di letture, ci immaginiamo un po' di tutto a livello intellettuale. E quando i suoi amici partono con questa idea di voler avere un approccio con l'universo femminile, lui è assolutamente contrariato da questo. Dei tre, quello più serio, più determinato a restare nel suo guscio, fino a quando non avviene la possessione demoniaca di una delle ragazze, che poi lo porterà poi, diciamo, questa sua parte seria fino all'eroismo, ad essere l'eroe dei tre. Per te cosa ha voluto dire interpretare Giancarlo? È stata una bella esperienza. Penso che Giancarlo sia un personaggio interessante, guida un po' il gruppo, perché all'inizio magari parte come il grillo parlante, però poi si capisce che probabilmente questo era progettato per sfociare nell'eroismo finale. Quindi sì, è un personaggio sicuramente interessante, soprattutto anche per questo contrasto, sì. La troupe conoscevo già qualcuno perché la fotografia comunque sono la stessa troupe più o meno, qualcuno almeno, che ha gestito Verso Rione. Per i nuovi arrivati sì, ci siamo trovati bene, ci siamo divertiti e insomma ci è piaciuto lavorare in questo film. E a livello attoriale è stata un'esperienza nuova, ti ha insegnato qualcosa? Sì, a livello attoriale sicuramente, anche perché è il primo ruolo da protagonista che faccio in un film, quindi insegna molto. Alessio, cosa posso dire? È un bravissimo regista perché è bravo nell'organizzazione dei suoi film, poi ha molta fantasia, riesce a fare delle inquadrature anche un po' innovative rispetto a genere magari a registi che si possono incontrare un po' più schematici. Questo è interessante, lo apprezzo. Poi, a parte il resto, diciamo che per certi versi è un po' pazzo. Lancia un messaggio ai futuri spettatori di Possessione demoniaca. Allora, il messaggio che posso lanciarvi è di andare a vedere il film perché è un film molto interessante, un film horror innovativo rispetto a quelli che si vedono in giro, e quindi vi ho già detto tutto, andate a vederlo perché è un film horror nuovo, diverso da quelli che si vedono, mi sembra già importante.